oggi siamo tornati in piazza perché venerdì scorso ce l'hanno impedito e questo deve essere chiaro. Per cui noi siamo qui per una scuola vivibile, per una scuola che non ci ammazza, contro l'alternanza, contro il cambio di maturità, contro l'invisibilizzazione dei giovani. Tu sei rimasta ferita negli scontri. Mi hanno aperto la testa con un manganello, in diversi punti. Sanguinato. Sì. La manifestazione di oggi a Torino è la risposta agli scontri di venerdì scorso, quando 10 studenti sono stati feriti dalla polizia durante le proteste per la morte del giovane Lorenzo Parelli. Ci siete voi lì in mezzo, ragazze? Qua? Questa zona qui? Sì. Vicino proprio ai manganelli? Sì. Per me anche soltanto ricordare è difficilissimo. Cioè mi trema la voce, mi tremano le gambe. Il vedere la rabbia con cui le forze dell'ordine ci hanno assalito, che mi ha fatto provare un dolore fortissimo. E io girandomi, aiutando una persona a rialzarsi, ho ricevuto una manganellata sull'anca. Dove? Spostato? Qui. Qua. Poi vabbè, adesso ho il braccio fasciato, ma in realtà anche il braccio è dolorante, ma non vorrei che si focalizzasse sul dolore fisico, perché il dolore è politico. Anche perché le dichiarazioni del ministro Lamorgese, della ministra Lamorgese, che si permette di dire che le cariche sono state strumentali, insomma, per bloccare alcuni soggetti violenti, è una cosa falsa. È un senso di ingiustizia forte, che mi fa pensare al fatto che forse i questori di queste città avessero evidentemente avuto l'ordine anche di reprimere queste forme di cordoglio, di dolore nei confronti di un coetaneo morto, ed è questa forse la cosa più ingiusta, che la morte di una persona non basta allora per esprimere dissenso, ed è ingiusto. Elettra, Nadia e Giulia, insieme ad altri 400 compagni, occupano da martedì scorso il liceo classico Gioberti. Nelle loro assemblee parlano di disobbedienza civile, di abuso di potere e di libertà di espressione. Dimitri invece frequenta un altro liceo e Pietro va all'università, ma anche loro erano in piazza venerdì scorso. Dimitri, sei tu questo? Sì, sono io. Mi ricordo che c'era questo poliziotto davanti che ha provato a darmi una manganellata dal basso, però sono riuscito a schivare. In quel momento gli ho detto la frase: ma vi rendete conto che state manganellando dei ragazzi di 15 anni? E c'è stata questa reazione. Volete manganellarmi 15 anni? Cosa fa? Partiti che oggi sono in Parlamento e che in alcuni casi hanno anche espresso cordoglio sono gli stessi responsabili dell'alternanza scuola-lavoro. Cioè nel 2015 era il PD che ha fatto la buona scuola. E abbiamo solamente ricevuto cordoglio, mentre quello che speravamo e ci aspettiamo è che siano i fatti poi che arrivino da parte delle figure politiche. È doveroso ascoltare la voce degli studenti che avvertono tutte le difficoltà del loro domani e cercano di esprimere esigenze, domande volte a superare squilibri e contraddizioni. Cosa ne pensi? Il tema non è essere capiti, il tema non è essere neanche interpellati. Non ci sentiamo considerati, forse. Ci è stato detto che siamo la prima generazione che vivrà peggio dei nostri genitori. Voi non vi volete rassegnare a questo? La rassegnazione non c'è.